Ecco, dottor Berti, oggi le viene assegnato un premio prestigioso dal Lions, ma credo che la cosa più bella che lei oggi ha ricevuto è l'affetto di questa città che le si è stretta attorno. Sì, devo dire che questa cosa è veramente un grande onore ed è un grande piacere vedere come la cittadinanza sta rispondendo, insomma, a questa, come dire, a questa chiamata dei Lions intorno. Non vorrei dire a me Stefano Berti, si stringe intorno al suo ospedale che insomma in questi tempi in cui si sente parlare più o meno bene, tante volte meno bene che bene del nostro ospedale e della nostra sanità, ecco invece io vedo la risposta della cittadinanza a questo evento. Lei è un punto di riferimento per la nostra sanità e oggi, diciamo così, questa dimostrazione di affetto lo dimostra. La gente le chiede anche la fedeltà da parte sua. Beh, io penso che questa in questi anni non è venuta meno. Le sirene, insomma, sono suonate diverse volte e sono ancora lì che cantano. Le lasciamo cantare. Ecco, oggi parliamo di un premio di prestigio a una persona di alto livello della nostra medicina. Il riconoscimento che viene dato oggi viene dato a una persona che si è impegnata nel mondo a favore di chi ha bisogno. Che cos'è però questo premio? La nostra fondazione, della nostra associazione Lions Club International, è stata costituita per raccogliere fondi e dare aiuto a chi ha bisogno nel mondo. In quest'ottica vogliamo aiutare e riconoscere le persone che prestano un servizio verso i bisognosi e verso l'intera umanità. Per il dottor Berti ci sono delle specificità? Per il suo impegno umanitario, per il suo impegno verso chi ha bisogno, per la sua disponibilità a aiutare il prossimo. Oggi la nostra ASL, grazie a Stefano Berti e ai Lions, diventa a livello di interesse mondiale, perché Stefano Berti riceve dai Lions un premio da non Lions di riconoscimento che è a livello internazionale. È una cosa molto importante per lui, ma per tutta la sua equipe e per tutti noi che lavoriamo insieme.